stavo dire, ma mi hanno pregato il posto. Siamo già. Siamo già in diretta, siamo già, mi stiamo già guardando. Dove è la web? Ma devi stare aperto. Ma perché si fa più avanti? Si è sposto tutto. Ma se no lo vediamo. Io ogni tanto la faccio. Il messaggio di ogni microfono partirà per lettere, quindi avremo sì, ti dà fastidio. Allora siamo in un Truman Show, questi simboli sono 80 simboli. Cioè, io sono indignato e poco, però sono anche determinato che non finisca così questa storia. Adesso gli avvocati, ne abbiamo 3 o 4, stanno valutando un'altra memoria per vedere i prossimi passi quali che saranno. Però così, a mio giudizio, è impossibile che le transenne, stare lì 3 giorni, cosa, il primo che arriva, hanno aperto i cancelli, il primo che arriva depositava il simbolo, allora avevamo 2 ragazzi, cosa dovevamo fare? Una risa, prendere, legarli, cioè poi passare sopra i corpi e arrivare come scalmanati il primo là a depositare il simbolo. È questa la democrazia, è burocrazia vergognosa. Io non so come fa uno Stato a essere. È che non c'è lo Stato, non si può lasciare così alla mercé di un ragazzo di Catania che arriva, deposita un simbolo con dietro niente, nessuna firma. Noi abbiamo centinaia di migliaia di firme, tutte vidimate, tutte certificate. Non si può mettere lì 2 simboli pressoché identici. Questa è la vergogna di questo paese, la vergogna, perché dietro un simbolo loro non c'è nulla. Dietro questo simbolo ci sono quasi 420 consiglieri, ci sono consiglieri regionali, ci sono un sacco di persone, ci sono 4 sindaci. Abbiamo un movimento che ha avuto successo in Sicilia, siamo una forza realizzata e realistica del paese, non ci permettono, forse non ci permetteranno, tentano perlomeno di non farci andare alla competizione elettorale. Ma che cos'è questo? Come lo chiamate voi? Che cosa non finisce qua? Dietro quel simbolo lì ci sono almeno 4-5 milioni di persone, cosa pensate che diranno? Che diranno? Andiamo alle elezioni con 2 simboli? Non è possibile. Allora stiamo lavorando per vedere che tipo di azione fare, legale, perché abbiamo i legali, siamo persone per bene. Io sono oltre l'indignazione, ma ci sono 4 milioni di persone che sono sulla rete, stanno sbottando,
stanno sbottando. Cosa pensano, che non andiamo da qualche parte lì davanti a chiedere spiegazioni a questa gente qua? Pensano che con un colpo di burocrazia, così, perché l'articolo bis del 5 del paragrafo 7 determina che il simbolo, il primo che arriva, è così? Pensano che con la burocrazia si fa da parte la democrazia? Qui siamo in un Truman Show, siamo arrivati lì al cartello dell'orizzonte finto, stiamo andando oltre. Ora o loro cambiano immediatamente questa roba qua, tolgono questa roba fatiscente che sono questi simboli finti, tra cui il nostro, lo tolgono, perché lì dietro non c'è nulla, e quindi lo togliamo e mettiamo il nostro, che è una forza rappresentativa del paese. Io finisco qua, perché poi lo so come sono, non voglio esagerare. Avete un consigliere, avete il candidato alle regionali, qui è una persona deliziosa, avete Vito Crimi, che è candidato alla regione Lombardia, no? Sì. Tanto mi sbaglio. Quindi ecco, sono persone precise, perfette, e queste cose non è che ci indignano e basta, ci indignano e ci rafforzano. Devono tenere presente che siamo ancora più forti adesso. Se pensano di eliminarci così con il 4 bis del paragrafo 4, si sbagliano di grosso. Noi ci stiamo fortificando sempre di più. Quindi noi andremo alla competizione, in un modo o nell'altro noi andiamo a questa competizione. Guai, guai, guai! Guarda, vado via. Crimi, allora vi presento Vito Crimi, e che vi esporrà un po' la situazione. Io devo andare a scavalcare una grata per portare una firma. Chi è che la discuta del vostro simbolo? Quando tu parli di loro. Questo ragazzo di Catania. È un ragazzo, non si sa chi è. È un ragazzo semplice, un ragazzo di Catania, di 30 anni, probabilmente mandato da qualcuno, non lo so, non sappiamo nulla chi c'è dietro. Adesso stiamo facendo le indagini, sapremo, perché ha dato documenti, ci sarà una tracciabilità. Ma non è importante quello, è che non è nulla quel simbolo lì, non c'è niente dietro, non ci sono persone. Qua ci sono persone, ci fate un culo così, 100.000, 200.000 firme abbiamo preso, milioni di persone che sono o simpatizzanti o attivisti del movimento, ma non puoi buttarli fuori così. Ma dove siamo? Neanche in Uruguay fanno una roba così. E questa la chiamiamo democrazia, signora, è finita. Datevi una mossa anche voi, perché è finita. Scusi, lo posso chiedere? Però ci sono delle leggi. In Gloria è ufficiale adesso. Non lo so, non parlo di altre cose, avete pazienza. Però te l'ho aspettato. Sì. Sì. È finita qua? Vediamo un attimo due informazioni di quali che sono i prossimi passi, ovviamente se vi interessa, se volete seguire Grillo, seguite Grillo. Allora, stamattina spiego un attimo cosa è successo. Quindi prima di noi un gruppo di persone che è entrata classificandosi come il partito dei pirati, poi non sappiamo chi fossero realmente e chi sono i mandanti dietro queste persone, hanno depositato un simbolo pressoché identico al nostro. Attualmente la situazione è questa: domenica alle ore 16, quando terminerà la tempistica per la consegna dei contrassegni, il Ministero degli Interni deciderà. Ancora non è deciso nulla. Noi siamo sicuri, certi, che il Ministero degli Interni non può che confermare che il simbolo del Movimento 5 Stelle è quello depositato da noi questa mattina, l'unico che rappresenta milioni di cittadini che sono pronti a votarci, come ben sapete dai sondaggi, rappresenta 15 consiglieri regionali in Sicilia, consiglieri regionali in Emilia, in Piemonte, 4 sindaci e quasi 500 tra consiglieri comunali e circoscrizionali. Questo è il Movimento 5 Stelle, quindi non è una questione di un simbolo, di quattro disegni in un cerchio rosso e delle stelle, ma sono milioni di persone e non solo, le centinaia di migliaia di firmatari. Questo è quello che è il Movimento 5 Stelle, a cui il Ministero dell'Interno deve rendere conto. Quindi noi siamo certi che non può esserci altra soluzione che la ricusazione del simbolo presentato prima di noi. Qualora ciò non dovesse accadere, ovviamente siamo pronti immediatamente ad esperire tutte le azioni legali, perché non ci fermeranno. Come diceva Beppe, da questa operazione noi usciamo ancora più rafforzati. Ci hanno provato in tutti i modi, hanno provato cambiando la legge elettorale, provando con gli sbarramenti, facendo le deroghe, anticipando le elezioni, lasciando in forza la data fino all'ultimo, comizi convocati il 24 dicembre, cioè delle cose mai viste nella storia della Repubblica,
è detto palesemente da alcuni politici che dovevano fare il possibile, dovevano fare per bloccare il Movimento 5 Stelle, questo tsunami che li travolgerà, ok? Questo è uno tsunami che travolgerà e pulirà questa classe politica, perché per poter ottenere qualcosa di buono prima dobbiamo fare pulizia. Non si può lavorare più per intervento chirurgico cercando di intervenire su singoli casi, qui bisogna fare una pulizia totale e dopo possiamo ricostruire da zero. Quindi ribadisco, dopo il domenica alle ore 16 vedremo i risultati, cioè quali saranno le decisioni. Nel frattempo continua, perché non è finita tra l'altro il nostro iter. Quello che vedete è il libretto di istruzioni, è un malloppo enorme che ci siamo studiati a menadito, ne conosciamo ogni singola parola, non abbiamo sbagliato nulla. Tanto di complimenti stamattina da parte dei funzionari per la precisione delle informazioni. Adesso la palla passa anche al Consiglio regionale, in quanto settimana prossima, il 25 e 26, si presenteranno le liste per le elezioni regionali, e anche lì ci saranno tranelli e ci saranno tutti i tentativi per bloccare questa lista, perché ne siamo convinti e stiamo facendo il possibile per bloccarci. Do la parola a Davide. Una cosa però, da questo punto di vista, visto che non coinvolge solo voi questo fatto, ma anche altri, i vostri legali si sono sentiti anche con i legali delle altre liste che soffrono della stessa identica situazione, per capire un po' che fare. Le situazioni non sono identiche, e vi spiego subito perché. C'è un motivo ben preciso. Alcuni movimenti nati nell'arco delle ultime due settimane sono dei movimenti nati nell'arco delle ultime due settimane. Noi siamo un movimento che da tre anni, il 4 ottobre 2009 è stato fondato, e da tre anni, e adesso abbiamo 15 consiglieri regionali, ripeto, consigliere Emilia e Piemonte, abbiamo 4 sindaci, per cui è impensabile classificarci come una formazione occasionale. Per cui, come previsto dalla legge, non è possibile presentare simboli che siano già in uso a formazioni politiche tradizionali. Questo è un privilegio riservato ai partiti, perché la legge parla di partiti tradizionali, tradizionalmente in uso ai partiti. In questo caso noi non siamo un partito, ma siamo una forza politica, ma già comunque presente e consolidata, e non possiamo essere classificati come forza occasionale, cosa che invece altre forze possono essere classificate come occasionali, perché sono nate adesso e dietro non c'è nulla. Quindi il paragone credo che sia diverso. Sono problemi dei loro legali, perché credetemi, da questo punto di vista abbiamo una situazione blindata, nel senso che la nostra forza politica è inattaccabile da questo punto di vista. Non siamo una forza occasionale, nata al momento per mettere insieme quattro forze, per poter mettere d'accordo delle persone, per trovare un leader del momento, il traino, o per seguire Monti e altro. Quelle sono veramente formazioni occasionali fatte solo allo scopo di ottenere il massimo profitto in termini elettorali. È il riciclo di una classe politica ormai dai cittadini abbandonata, per cui queste non ci si sente con questi legali, perché per noi sono un'altra cosa. Davide ci racconterà invece la situazione in regione. Allora, le elezioni regionali in Lazio sono state una corsa ad ostacoli. Tutto è iniziato con il balletto delle dimissioni dell'ex governatore, che un giorno si dimetteva, l'altro giorno si dimetteva, non abbiamo capito più niente. Poi c'è stato l'election day è stato spostato varie volte, quindi anche quella è stata una corsa ad ostacoli, un balletto sulla data finale. Siamo arrivati fino a Natale, in cui non era ancora chiaro quale fosse stato il giorno delle elezioni. Da Natale abbiamo passato un mese e mezzo di tempo correndo per raccogliere le firme necessarie per presentare la nostra lista, e questo è stato fatto grazie all'aiuto di tutti i cittadini, che ci hanno aiutato tantissimo, e siamo arrivati all'ultimo di corsa per riuscire a presentare le nostre liste. Fino ad oggi, quando, come avete visto, l'ultimo secondo è stato presentato un simbolo che sicuramente non era il nostro. Qui hanno fatto di tutto per ostacolarci, per crearci problemi con la burocrazia, e questo ha dimostrato come il movimento invece sta andando avanti e come non si fermerà mai. Quello che faremo sarà da domattina essere presenti in tutte le città del Lazio, partiremo proprio dal Lazio a fare il nostro tour elettorale. Andremo in tutte le città a presentare i nostri programmi, i nostri contenuti, andremo in tutte le province. Infatti Beppe Grillo domani mattina sarà a Frosinone, inizierà nel Lazio il suo giro per l'Italia, finirà nel Lazio, partirà da qui e finirà qui. E sarà il momento in cui noi parleremo solo dei nostri contenuti, faremo tutti presenti insieme ai cittadini che ci stanno appoggiando, avremo proposte concrete per governare questa regione. Questo è quello che voglio dire.
quindi ricordiamo quindi che domani Beltegrino sarà a Frosinone, sì, per raccogliere le firme, quindi, per darci una mano, per raccogliere le ultime firme necessarie per la presentazione della lista. E se dovessero anche in Regione Lazio provare a presentare un singolo, perché è anche possibile che questo accada, anche in questo caso lo contrasteremo con tutte le nostre forze. Non ci fermeranno con questi escamotati, questo sia chiaro. Noi in Parlamento ci siamo, in Regione Lazio, in Regione Lombardia e in Regione Molise, in ogni caso. Anche a rischio di presentarvi con un simbolo simile? No, non esiste, non esiste un simbolo simile. Non accettiamo un compromesso di questo tipo. Noi ci presentiamo con il nostro simbolo, ripeto, è da 3 anni che è il nostro simbolo, è il simbolo che rappresenta, non è solo un simbolo, rappresenta le idee di veramente di 1 milione di cittadini. Se ci danno al 15% sono 4 milioni di elettori, 4 milioni di potenziali elettori che si vedrebbero privati di sperare in qualcosa di diverso, di cambiare completamente questo paese. Quindi ripeto, non ci fermeranno, è un simbolo, non lo cambiamo, quello è il nostro simbolo e nessuno si può permettere di ostacolarci su quello, specialmente con questi imbrogli, sono dei veri e propri imbrogli. Avete detto aspettando domenica sera e vedendo quello che succederà poi alla fine, sì, tutta la parte, ma nel frattempo è immaginabile un'iniziativa, non so come, in che termini. Assolutamente sì, i nostri legali stanno già lavorando, infatti non sono qui presenti in questo momento perché sono già in azione e stanno ovviamente depositando tutte le informazioni aggiuntive, memorie e quant'altro che stanno scrivendo, le depositeranno nei prossimi giorni per fornire al Ministero degli Interni tutte le informazioni possibili per dimostrare il concetto che vi dicevo, perché la legge prevede, potete andare a vedere nelle istruzioni pubbliche del Ministero degli Interni, che non si possono presentare simboli in uso tradizionalmente partiti, ma dice anche un'altra cosa che solitamente viene ignorata, è al fatto divieto di depositare simboli al solo scopo di impedire l'utilizzo ad altri che ne vogliano, che invece si siano mobilitati per farlo. Noi abbiamo 100.000 firme già raccolte, cioè questo è un fatto, noi abbiamo 100.000 firme già raccolte. Se volete le portiamo anche domani al Ministero degli Interni, se ci fanno uno scherzo del genere, noi le 100.000 firme le portiamo al Ministero degli Interni e se le tengano loro, trovino lo spazio e rispondano uno per uno a quei cittadini. Li porteremo tutti qui i cittadini, porteremo tutti qui i nostri elettori, ma noi, la nostra lista, il nostro simbolo è quello. Ok, scusate. Grazie a tutti, vi aggiorneremo sulle però la sanità non è per
quelli rappresentati in via giurisprudenziale, in via giurisprudenziale, perché la legge non può scendere. Sì, però bisogna, se voi volete dire che è disturbante, se voi volete dire che è disturbante, bisogna, dovete scoprire chi è questo. No, e sarà colpa, c'è una persona che sarà diffidata, una persona che ha già fatto le cose anche in passato. Ma perché non l'ha detto? Aspetta, aspetta, il Ministero dell'Interno sta indagando, sta cominciando a capire chi è questa persona, cosa fa. Sono persone che l'hanno già fatto e lo fanno apposta. Ma vanno visti, no? La fila c'era, cioè, diceva, ma io lo faccio da anni, decine d'anni. Vabbè, come quelli che fanno lo scrutatore, c'è chi c'è campa, fa tante cose diverse. Sì, però è per dire, no, è una professione. Grazie a tutti. Sì, sono quei 200 euro, per 200 euro per parlare. Sì, no, cioè, in una mi dispiace, perché umanamente uno costretto a fare una cosa del genere, mi dispiace, va a farsi singolare. Quello che risulta è il titolare, il capo politico della forza. Anche l'altro, diciamo, per la camera contraria. Anche l'altro. Vuoi dirlo in modo, cioè, no, lo dice, sono Leonardo Rossi, poi scrivo un tempo e scrivo sul modo, però se non scrivi, lo scrivere anche sul modo, perché non è il modo. Allora, 3, 9, 3, 10, 2, 3, 4, 4. Però abbiamo mai lo sa tutto il mondo, è proprio quello che per questo sapevo dire davanti alla vostra televisione. Ma l'hanno sentito? Siamo in diretta, siamo in diretta, vai, tutti hanno il mio numero, sono la ministra, devi dare il numero dell'ufficio stampa, sono ancora preparato, imparerai, vabbè, se non impari meglio, ancora mille persone collegate, ci sono ancora mille persone collegate, quella è la chiusura. Ah, ok, questa chiusura è quella, non sempre off the record. Davide, faccio la chiusura un attimo. Allora ragazzi, allora, la cosa più importante è che domani Beppe Grillo a Frosinone, e domani continuiamo la nostra raccolta firme, chiediamo l'aiuto di tutti i cittadini, cerchiamo di andare avanti in questa esperienza, non ci fermeranno mai, anche se ci hanno provato, stiamo provando in tutti i modi, non ci fermeremo mai. Quello che faremo domani nel Lazio sarà lanciare il nostro programma, quindi da domani il nostro programma elettorale sarà in rete, sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno leggerlo finalmente, capire cosa abbiamo in mente, cosa stiamo raccogliendo da parte di tutti i cittadini. Ogni cittadino potrà commentarlo, integrarlo e migliorare il nostro programma, quindi un programma partecipato, e poi questo programma sarà votato. Quindi quello che sarà fatto è creare un programma non solo del Movimento 5 Stelle Lazio, ma di tutti i cittadini. Questo è un passaggio fondamentale che garantisce che 5 Stelle vuol dire democrazia e partecipazione dal basso. Chiediamo a tutti di partecipare, di intervenire, di darci una mano, perché stiamo facendo un'esperienza veramente incredibile. Siamo distrutti dopo tutte queste ore di presidi, giorno e notte, ma la nostra lista, insomma, l'abbiamo presentata, il simbolo c'è, quindi ce la stiamo facendo. E non ci fermeremo mai. Saluto tutti e vado a riposarmi un po' adesso. Siamo off the record.